Quasi 200.000 persone. Tanti sono i migranti sbarcati sulle nostre coste nel 2016. Un record senza precedenti, ma ancora nulla in confronto all'allarme lanciato dai nuovi dati del Ministero dell'Interno. Solo fino al 28 aprile di quest'anno, pensate, sono sbarcati in Italia quasi 37.000 immigrati, oltre il 45% in più rispetto al 2016. Il picco si è raggiunto nel weekend di Pasqua, 8.500 arrivi in appena 72 ore. Un viavai di gommoni che ha messo in ginocchio il nostro sistema di accoglienza. Ma quanti hanno davvero diritto allo status di rifugiato? Secondo i dati della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, le richieste accolte lo scorso anno sfiorano il 100% per quattro diversi stati: Siria, Somalia, Iraq e Afghanistan. Eppure, a ricevere lo status di rifugiato sono state solo 4.800 persone a fronte di oltre 123.000 richieste, la cifra più alta degli ultimi 20 anni. I rifugiati, dunque, corrispondono ad appena il 5% dei richiedenti asilo. Da dove vengono allora i migranti che raggiungono le coste italiane? In cima alla classifica ci sono i nigeriani. Solo nei primi mesi del 2017 ne sono sbarcati 5.250. Al secondo posto c'è il Bangladesh, con 4.575 unità, seguito da Guinea, Costa d'Avorio, Gambia, Senegal, Marocco, Mali, Eritrea e Somalia. Nessuna traccia tra le prime 10 nazionalità di siriani, iracheni o afghani. Soltanto i somali compaiono al decimo e ultimo posto di questa tabella del Viminale. In definitiva, su 100 migranti sbarcati, i veri profughi sono meno di 3. Allora, ritorniamo.